Roberto Benigni! Volevo... Se non ti mette male farla. Soltanto. Ti dico, così, nella prossima lista di quelli che ho accusato vorrei mettere pure te. La bellezza di quest'uomo. Allora, siamo qua. Volevo rimanere un minuto in più per parlare di cose serie, veramente. Questa Rubi, no? Allora, ecco qui, avevo chiesto a Fazio, c'è la possibilità di stare un po' accanto a lui per vedere la mia faccia e la sua, che mi piace personalmente, è un regalo che lui fa a me, di dire guarda la bellezza di avere una faccia così, no? Perché io insomma, voglio dire, l'ho conosciuto un po', è un uomo felice, quella è la cosa che impressiona, io ho a diffidare degli infelici, eh? Le persone felici sono virtuose, generose e umili, e Saviano è felice, è quello che mi ha preso proprio, no? E uno che insomma mette davanti la giustizia e la verità che valgono più della sua vita è una cosa che fa impressione. Non c'è più, bisogna andare ai film di Sergio Leone per trovare un personaggio di questa possanza, epico. No, quindi per me, dico, il fatto di essere suo contemporaneo, poi è napoletano, Casal di Principe, e quindi, no, tu sei di dove? Di... Nato a Napoli. E quindi, a parte potremmo insieme fare una canzonetta a napoletano. Che la sei... No. Ora, prima di tutto vorrei dire una cosa, piacerebbe cantare con lui perché hanno creato insomma delle tali bellezze in quella zona, no? E quindi, però volevo soffermarmi su un punto che mi aveva impressionato. Quando l'ho conosciuto una sera, lo incontrai per caso, ero col maestro Abbado, si sentiva un concerto in un posto, arrivo lui e gli disse andiamo a cena assieme, no? Vedi un ragazzo bello in questa maniera, e insomma così, anche se mangia i gelati e mi pare un pochino insomma, allora ho detto, dico, bello così, ma la bellezza, questo sguardo che si vedeva che dietro gli si muoveva tanti di quei mondi, e allora ho detto, dico, andiamo a cena insieme, lui fa, non posso venire perché c'ho la scorta, problemi, ora dico, io ho detto, ma è possibile che uno che ha scritto un libro è condannato a morte, ora, scusate la parola, che è così possente, è anche bella, non si bisogna averne paura, vero? Oh, ma morire è un'arte, siamo degli artisti, lo faremo splendidamente, tanto noi crediamo anche nell'aldilà, è stata una sorpresa la vita, sarà una sorpresa anche la morte. Ma ora dico, trovare in un paese dove una persona che, non è possibile che una persona buona non si adiri contro il male, è proprio naturale, diviene proprio spontaneo, anche perché se non si denuncia il male si invita a farlo, no? Allora questo ragazzo qua, che io veramente gli voglio un bene, mi viene voglia di cantargli per, come si chiama, la più bella canzone napoletana, guarda, se tu la canti insieme, Carmela, so che ti piace tanto, ma ce n'è una ancora più bella, aspetta, come si chiama, cosa, quella là, era de maggio e te cadea non sinna, schiocca, schiocca, lì c'era se rosse, chissà che diranno a Casal di Principe, era de maggio e tutto lo giardino azzurava de rosa a cento passi. Era de maggio, no, non me ne scordo, una canzone cantava ma due voci, più tempo passa e più me la ricordo, fresca era l'aria la canzone roce, vai! E diceva, cuore, cuore, cuore mio lontano, vai, ma la bellezza, fa piangere sta canzone, come fa piangere quest'uomo qua che ha scritto un'opera ugualmente possente e bella. Ora io dico, uno che scrive un libro, come si chiama? Sandokan.
Sandokan, schiavone, un camorrista, vendicati, un scam... Dico, sto parlando, ma un uomo, ma uccidere, anche promettere di uccidere, è l'atto supremo disumano, non si deve... Ora, per dire queste cose le può dire solo o un santo o un buffone, io non sono santo, ma sono, mi ritengo un gran buffone, mi posso permettere di dirle, ma uccidere, uno che ha scritto un libro, occhio per occhio, dente per dente, scrivi un libro pure te, schiavone, ammazzalo con un libro, ammazzalo! Ammazzalo, lo devi uccidere, devi dire hai scritto proprio una merda, è lì, guarda il mio, potessi parlare napoletano, però no, non è possibile che uno pensi, a parte che quando si uccide, mai, anche quando per un ideale si uccide una persona, non è che, diciamo, si raggiunge l'ideale, si uccide una persona e basta, non si raggiunge.